tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video unboxing dedicato a Rengoku Kyojuro, personaggio amatissimo tratto dalla seconda stagione dell'anime di Demon Slayer. Una doll in scala 1 a 6 realizzata da Soso Toys in collaborazione con SNC e senza licenza. Me la sono procurata ovviamente come sempre grazie al colosso dei nerd che ringrazio e di cui trovate qui sotto in descrizione il link al sito. Scopriamole insieme. Iniziamo come sempre dalla scatola, che secondo me è davvero bellissima, con questa illustrazione di Rengoku in primo piano, tratta dal primo episodio della seconda stagione, un episodio meraviglioso di cui non posso dire nulla purtroppo per motivi di spoiler. Sullo sfondo queste fiamme che si propagano sui lati e, come vedremo fra poco, sul retro della scatola. In alto invece un generico Flame Ashira, cioè pilastro delle fiamme, proprio perché, ripeto, si tratta di una doll priva di licenza, quindi non comparirà in questo prodotto né il nome di Demon Slayer né quello di Rengoku. Nella parte bassa i marchi di Soso Toys e SNC, le aziende coinvolte nella realizzazione di questa doll, e il marchio, il codice SNC001. Questi marchi, come dicevo, così come le fiamme, si propagano sui entrambi i lati della scatola e sul retro, dove troviamo, oltre a di nuovo Flame Ashira, le solite avvertenze e i crediti. Iniziando l'unboxing ed andando a rimuovere la parte frontale del box, ecco che troviamo la slip cover che troviamo in tantissimi altri prodotti in scala 1 a 6, con l'ennesima illustrazione di Rengoku, anche questa molto bella, mentre impugna stavolta la sua katana. Tolta anche la slip cover, ecco che si rivela la scatola telescopica con il blister, di cui un piano contiene appunto Rengoku con alcuni degli accessori e i visi intercambiabili, il mantello che vedremo fra poco tra gli accessori anch'esso in una confezione a parte, e poi il piano sottostante con un altro blister con basetta e altri accessori. Adesso andiamo a rimuovere tutto quanto dalla scatola, ragazzi, e cominciamo a vedere appunto proprio gli accessori. Iniziamo quindi con l'analizzare tutti gli accessori, a partire ovviamente dalla basetta. Di forma esagonale, davvero molto pesante, molto consistente, ovviamente in plastica, ma davvero buona la resa. Con questo pattern simil pavimento, pietra e qualche traccia di erba, tutto in rilievo, quindi complimenti Soso Toys ed SNC per questa basetta. Nella parte laterale quindi continua il motivo, che sembra appunto pietra granito. Nella parte frontale la scritta Kyojuro Rengoku. Molto bella anche questa, su uno sfondo un po' usurato, e la scritta ovviamente in rilievo e di colore dorato. Nella parte posteriore c'è l'alloggiamento per il solito stick che abbiamo visto in tantissime altre doll. Nulla di particolare, in plastica nera, comunque molto scura, va applicato in questo modo e permette di tenere in piedi la nostra doll. Un'altra chicca che fornisce Soso Toys, in questo caso, sono questi effetti fiamma. Effetti di questa plastica traslucida, in cui non vedo difetti. Quindi davvero ben realizzati, nulla di particolare, con una colorazione che va dal bianco al giallo arancione fino a culminare con un rosso vivo, e possono essere applicati, questa è la vera figata, tramite magnete alla nostra basetta per dare un effetto, appunto, quando ci sarà Rengoku in posa, per dare un effetto molto più dinamico e molto più adatto allo stile del fuoco, della fiamma di questo personaggio. Un accessorio davvero immancabile per uno dei pilastri dei cacciatori di demoni è ovviamente la sua katana, che in questo caso è resa davvero perfettamente. La lama sembra essere in metallo e qui riporta i kanji giapponesi Aki Messatsu. Mi scuseranno gli amici giapponesi per la pronuncia, ma dovrebbe significare una cosa come distruttore di demoni.
Lama che è in metallo con questa base nera e la parte tagliente di questo rosso fuoco dai bordi frastagliati che va a riprendere un pochino il motivo delle fiamme. Motivo delle fiamme che troviamo anche nella guardia, appunto a forma di fiamma, molto caratteristica, avrà un significato anche molto importante all'interno del manga e dell'anime. Per quanto riguarda invece l'impugnatura, anch'essa è resa alla perfezione, di questo bianco sporco, bianco avorio, e tutta l'impugnatura, tutta la fasciatura è in rilievo, quindi tutti i puntini, tutto quello che vedete sembra essere in tessuto e ovviamente scolpito in plastica, ma la resa è davvero perfetta. Bellissimo accessorio questa katana che doveva essere realizzata in questo modo. Rimanendo in tema, abbiamo ovviamente come accessorio esclusivo per chi aveva effettuato il preordine l'impugnatura della stessa katana, ma con la lama ovviamente spezzata, di cui non dirò altro per evitare spoiler. Poi, ovviamente, la katana va riposta in questo fantastico fodero che permette appunto di rimuovere la katana in modo del tutto tranquillo, insomma. Senza frizioni, senza resistenze, davvero reso alla perfezione. Esteticamente anch'esso è in rilievo, è ovviamente anch'esso scolpito senza tessuti di alcun genere, ma il painting è davvero perfetto, sia nella parte dorata della cima e della parte bassa, della parte inferiore, sia per quanto riguarda tutta la lunghezza del fodero. Altro accessorio bonus per chi aveva effettuato il preordine è questo mini espositore per la katana. Niente di particolare, comunque realizzato sempre in plastica, molto leggero e permette appunto di andare a posare la katana in questo modo. Altro accessorio fondamentale per ogni cacciatore di demoni è ovviamente il suo corvo Kasugai. Corvo che fa un po' da messaggero e conferisce le varie missioni ai cacciatori di demoni. In questo caso, quello di Rengoku è stato scolpito quasi alla perfezione. Guardate bene i dettagli del piumaggio, della coda, delle zampe. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, quindi c'è stata una cura maniacale anche in questo accessorio. Guardate anche il painting, ad esempio, dell'occhio. Davvero una ottima resa. Ad essere pignoli, a voler essere pignoli, probabilmente avrei gradito qualche sfumatura in più nel piumaggio che risulta molto nero e molto scuro, ma d'altronde stiamo parlando di un corpo. Per quanto riguarda le mani, invece, SNC e Soso Toys forniscono tre paia di mani come accessori aggiuntivi, più un paio di mani rilassate che sono montate sulla doll. Quelle aggiuntive non sono altro che due pugni chiusi. Due mani utili per l'impugnatura della katana ed altre due invece che sono per vari gesti. Questo, ad esempio, questa mano è per tenere la katana, diciamo, dall'impugnatura in questo modo, mentre questa è per pose classiche durante le tecniche e quant'altro. Per quanto riguarda la fattura delle stesse, mi sembra abbastanza buona. Non è super dettagliata perché comunque parliamo di personaggi di anime che diciamo tendono ad essere un po' più disegnati, più stilizzati. Le unghie mi sembra che non siano scolpite, ma soltanto dipinte. Comunque una buona resa, anche l'interno del palmo non è male. Ultimo accessorio della lista, ma non l'ultimo per importanza, anzi forse uno dei più importanti. È proprio il mantello di Rengoku. Mantello che, attenzione, è cablato, quindi ottimo lavoro, quindi permette una posabilità buona. Cablato solo in questa parte che andrà appunto posizionata sulle spalle di Rengoku. Posizionata tramite l'utilizzo di magneti, ovviamente, ma non è cablata in questa parte finale. Comunque l'effetto è molto bello, anche qui si passa dal bianco al giallo arancione fino alle punte delle fiamme rosse e ritagliato in maniera impeccabile. Quindi poi vedremo anche l'applicazione di questo mantello, ovviamente sulla doll. L'applicazione del mantello è possibile andando a rimuovere delicatamente la testa,
nemmeno troppo difficile la rimozione in realtà. Poi, appunto, andando a giocare un pochino con il fil di ferro, andandolo a modellare in questo modo. Non si attacca con i magneti, ragazzi, ma viene semplicemente fermato poi il mantello dai capelli di Rengoku. La resa è davvero eccezionale, secondo me. Molto, molto bello. L'Headsculpt in senso generale è molto buono, la resa globale è ottima, il personaggio è abbastanza somigliante, ma sappiamo quanto sia difficile riportare, diciamo, alla realtà in una scala 1 a 6 un personaggio animato tratto da un anime. Sopracciglia scolpite molto bene, painting perfetto, senza alcuna sfumatura, così come la resa degli occhi, questi occhi spalancati, caratteristici appunto di Rengoku. Unica nota davvero dolente, secondo me, è il colore della pelle che sembra essere più scuro di quello delle fattezze appunto di Rengoku nell'anime. Però ripeto, in senso generale molto buona, così come la qualità dei capelli realizzati in plastica morbida, che sono pieni appunto di ciuffi ben appuntiti, con qualche punta appunto colorata di rosso come nell'anime, come nella trasposizione animata del personaggio, è davvero molto buona. Insieme a questo headsculpt, diciamo più sorridente, più rilassato, Sosotoys ed SNC forniscono questi altri due headsculpt. Questo durante l'utilizzo di una tecnica comunque in una espressione più aggressiva, più impegnata, anche questo secondo me è bellissimo. Guardate anche i dettagli delle venature. Molto ben reso, denti ovviamente in stile anime, completamente bianchi, ma possiamo vedere che comunque in questo caso qualche piccolo dettaglio c'è e quindi è molto apprezzato. Quest'altro invece, di cui non dico altro, sempre per motivi di spoiler, è macchiato di sangue e altro, insomma, non dico altro, però anche qui la resa è ottima. Il sangue, ovviamente, voi forse non lo vedete in camera, ma ha qualche riflesso lucido, qualcuno un po' più opaco, davvero ben reso, e quindi nulla da dire. Per quanto riguarda la sostituzione, nulla di più semplice, praticamente basta spostare leggermente, facendo attenzione a spostare questo ciuffo per non rischiare di graffiare la verniciatura, e poi può essere sostituito appunto andando ad infilare, sempre facendo la massima attenzione, il volto che desideriamo. E qui quindi abbiamo la sostituzione, molto semplice, molto intuitiva. Passiamo adesso ad analizzare il body, che ha delle proporzioni secondo me azzeccatissime, molto buona la muscolatura. Caratteristica di un corpo magro ma bello compatto e denso, proprio come quello di Rengoku nell'anime. Per quanto riguarda il vestito, mi piacerebbe dire che sia perfetto, però credo che il tessuto utilizzato sia un po' più sintetico rispetto a quello che mi aspettavo, sia una sottospecie di nylon. Piacevole al tatto, non fraintendetemi, però ecco, mi aspettavo qualcosa di più setoso. Molto buona la resa, sia dei bottoni anche della cintura, che non è scolpita ma è in tessuto. Infatti, come vedete, volendo si può anche sfilare con questa fibbia che non riesco a capire se è in metallo o in plastica con verniciatura metallizzata, però comunque la resa rimane molto buona. Nella parte posteriore, andando a sollevare leggermente i capelli di Rengoku, troviamo il kanji che sta per distruzione, anch'esso una chicca molto buona da vedere, ed è bellissima la resa dei pantaloni con queste pieghe particolari e questo tessuto appunto che li rende molto voluminosi. Molto bella questa scelta. Andando invece più in basso, troviamo questa sorta di gambali che, come potete percepire probabilmente dal video, sono in plastica morbida, quindi una sorta di gomma, con il motivo ovviamente della fiamma, quindi la fiamma gialla su sfondo rosso. Per finire, i piedi invece con questi calzini tradizionali giapponesi e questa sorta di sandali, di cui vediamo scolpita anche la suola, e
la cui resa è davvero molto molto buona. Quindi sono molto soddisfatto del body in dotazione a questo Rengoku. Credo che si sarebbe potuto fare qualcosina in più per il tessuto, ma ragazzi, tendo ad essere molto pignolo e quindi probabilmente il problema è solo ed esclusivamente mio. Per quanto riguarda le articolazioni, cominciamo con la testa, che può essere ruotata lateralmente verso il basso e verso l'alto, ovviamente con tutte le limitazioni del caso date dai capelli, che comunque essendo in plastica morbida non vanno a bloccare troppo il movimento. Per quanto riguarda la spalla, una butterfly joint abbastanza dura, possibilità di alzare il braccio ovviamente sopra la linea di 180 gradi, sia in avanti che indietro, sempre facendo attenzione ai capelli, braccio che ovviamente può essere alzato anche lateralmente in questo senso, e doppia articolazione al gomito che permette di superare i 90 gradi. Per quanto riguarda il busto, può essere ruotato. Ora la figura è nuova, quindi ovviamente fa un po' di difficoltà, ma comunque può essere ruotato leggermente e anche piegato in avanti e indietro con l'articolazione presente sull'addome. Per quanto riguarda le gambe, invece, possono essere ovviamente alzate anche qui in avanti sopra la linea di 180 e all'indietro invece molto poco, sempre per il solito sculpt del bacino del sedere di Rengoku. Doppia articolazione per il ginocchio, appunto, quindi sopra i 90 gradi, ormai questa è una cosa, un must have per tutte le doll, e anche la caviglia ben articolata, nulla di particolare. In conclusione, ragazzi, questo Rengoku di Soso Toys in collaborazione con SNC mi ha veramente colpito in positivo. Per me è una doll da 8,5, avrebbe meritato qualcosina in più se ci fosse stata un'ancora maggiore cura nella realizzazione di quel volto di cui parlavo in fase di recensione, che secondo me è stato totalmente cannato, almeno per quanto riguarda la colorazione. Difetto che non ho riscontrato, per esempio, negli altri due che trovo molto più vivi, molto più fedeli a quelle che sono le espressioni di Rengoku all'interno dell'anime. Seppur la somiglianza, come vi dicevo, non è proprio al 100%, però ci si avvicina molto. È una doll che può competere con quelle di Rocket Toys, più o meno, ancora Rocket Toys è qualche passo in avanti, ma è anche vero che è la prima doll realizzata da SNC. Infatti vi ricordo che stiamo parlando della SNC 001. Ho riscontrato anche qualche piccolissimo difetto di colorazione nella parte bassa, quella dei piedi, dei sandali e dei gambali con le fiamme, però nulla di particolarmente fastidioso o rilevante. Fantastica la posabilità, così come la facilità, appunto nello togliere la testa, intercambiare i volti, gli accessori e tutto il resto. Geniale l'idea delle fiamme sulla basetta con i magneti, quindi complimenti Soso Toys e SNC. E per quanto riguarda la basetta stessa, un plauso appunto per la realizzazione sia del pattern sia della solidità del materiale che dà appunto fiducia alla basetta stessa. Quindi ragazzi, io sono veramente contentissimo, so che ci sono in preordine altre due doll dedicate ovviamente ad altri due pilastri che ovviamente cercherò di recuperare e di portarvi qui sul canale. Ancora grazie al Colosso dei Nerd per avermela procurata e se avete bisogno di informazioni di qualsiasi tipo sapete dove contattarmi, sui miei social o qui sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, io vi saluto, mi raccomando guardate Demon Slayer perché è fighissimo, a me almeno sta piacendo tantissimo e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!